chiamo Chiara, ho 32 anni e sono casalinga. Sono Giovanni, ho 41 anni e faccio di mestiere il medico. Sì. Abbiamo 3 bambini, Antonio, 6 anni. Andrea, 4 anni. E Francesco Pio, 11 mesi. Faccio festa a 50 giorni a mese. Antonio è strafottente. È capo tuo, è tuo. Sì, va, buonanotte. Dammi sto camion. È duro, è come a me. Lo devi chiamare sempre 10 volte per fargli fare qualcosa. Antonio. Antonio mi irrita. Giovanni con Antonio è un po' padre padrone. Hai capito? Forza, Antò. Antò. Son go padre o non son go padre? Andrea è molto ingenuo come bambino. Ti stai proprio mangiando. C'ha la testa dura. Mi dai la torta? Lascia la mamma. Dai la torta. Se si mette in testa una cosa, ti ripete quella cosa all'infinito, come una goccia, ti scappa. Cioè, voglio questo, voglio questo. Voglio questo, voglio questo, voglio questo. Il latte. Forse quando ero piccolo pure io facevo così, non lo so. Francesco Pio è un angioletto. Oh, mamma mia. Francesco noi ce l'abbiamo sempre, quasi sempre in braccio. Ci passiamo il testimone. Cioè lui ti torna da lavoro, io lo metto in braccio. Poi lui deve fare una cosa e me lo mette in braccio a me. Lei deve tenere sotto controllo tutti e tre. È esagerata, però il carattere è così, è più forte di lei, non riesce. L'amore di mamma, probabilmente. Antò, non te lo butta addosso, mi fai male. Quando fanno a botte, per me possono fare a botte. Scappare! In natura, uno scontro tra fratelli non ci dovrebbe essere. Sono maschi, non sono femmine. Noi ci mettiamo contro papà. Ah, due contro uno. Vabbè. Giovanni quando perde le staffe alza la voce, urla e a me questa cosa dà molto fastidio. Finiscila di ridere, fai sempre così. Sarò all'antica, sarà la penserò diversamente, poi ogni tanto due mazzate se andrà. Anche per sfogarsi pure io, insomma. Come la frenata Andrea? Quando c'è bisogno di dare lo zucco si dà lo zucco, ma quando andrà ammazzata sarà ammazzata. Secondo lui fanno bene la medicina. Del resto pure sulla tomba di San Felice si è scritto mazza e panella fanno i figli belli, quindi se l'ha scritto un santo perché non lo devo fare io. La violenza è una cosa che non ho mai sopportato e a maggior ragione non voglio che ci sia assolutamente nella mia famiglia. Abbiamo proprio bisogno di una tata. Ragazze, è arrivata una nuova richiesta d'aiuto, guardiamola insieme. Ciao, sono Chiara, ho 32 anni e ho 3 bambini. Con loro non so veramente più come fare perché non appena mi allontano subito volano schiaffi e poi magari interviene mio marito e vola anche qualche sculaccione e quindi a me questa cosa fa molto male. Il castello che sto cercando di costruire lo vorrei che fosse basato sull'amore e sulla serenità. Ho veramente bisogno di una tata, aiutatemi. Questa è una situazione veramente delicata. Delicata e complicata, direi. Qui ci vuole tutta la tua esperienza, Lucia. Va bene, ragazze, faccio i bagagli e parto. Ci vediamo tra una settimana. Chi è? Sono tata Lucia. Prego, prego, salga, salga. Noi con l'anziana. Vieni.
Prego. Permesso, Laura, buongiorno. Andrea, passami la bomba. Io sono Chiara. Lucia, piacere. Giovanni. Lucia, e questo piccolino chi questo è? Francesco. Io. Ma guarda che bel sorriso. E tu chi sei? Antonio. Antonio, mi sembrava che ci fosse qualcun altro. Tu come ti chiami? Andrea. Adesso voi dovete far finta che io non ci sia, che io tiro fuori il mio libro e vi guardo, va bene? Sì, ecco. Andiamo, Andrea. Comincia la mia osservazione. Antonio inizia a fare i compiti. Bene così. Andrea si piazza davanti alla televisione e Francesco Pio passa dalle braccia di un genitore all'altro e alla fine viene addormentato attaccato al seno della mamma. All'età di 11 mesi far addormentare un bambino al seno non è veramente la cosa migliore. Chiara e Giovanni sono genitori onnipresenti in ogni momento e in ogni spazio dei loro figli. Mi insospettisce molto questa cosa perché nega ai bambini il proprio spazio e la propria iniziativa personale. È arrivato il momento della pappa per Francesco Pio. Non è assolutamente il momento della pappa, è un momento di gioco. Guardate papà che ti dà. Guarda qua. Libro. Gli viene dato sia un giochino che molliche di pane. Giocati. Non mangi. Vediamo un po' se oggi mangi. Il giocare lo distrae dal cibo al punto che non apre neanche la bocca. Francesco Pio è sempre in braccio. Per Chiara, il tenere il bambino in braccio è un elemento di riconoscimento della sua funzione materna, che coi due grandi sente di perdere a poco. Io devo andare a comprare un giornale, vieni con me, con Andrea? Sì. Guarda, la zucca. La zucca ce l'abbiamo pure noi a casa. No. In cartoleria Andrea fa un piccolo capriccio. Invece di usare la sua autorevolezza, Giovanni usa le coccole quasi fossero una larvata violenza per far fare al bambino quello che vuole lui. La coccola vera non è mai uno strumento di contenimento né un voler distrarre il bambino da un comportamento sbagliato. A volte anche le piccole sculacciate sono viste dal bambino come una forma aggressiva e quindi tenderà a ripeterle. Quando non è in braccio, Francesco Pio è nel box. Mamma Chiara non riesce a concepire che il bambino possa cominciare ad esplorare lo spazio al di fuori. Pronto? È pronto? Cos'è sto coso? È il pollo. È il tuo computer. Andrei, seduto. Andrei. Se tu mi fai dare di giocare al computer, dopo io faccio peggiare. Non vado da nessuna parte. Andrea, alzati. Andrea. Su, Andrea. Forza. Di fronte allo screzio tra papà e Andrea, Chiara si intromette a modo suo. Ma decide che non lo vuole mangiare, mettilo via. Chiara è disposta
a cedere completamente pur di riguadagnare il quieto vivere, soprattutto per lei stessa. Antò! Andrea, papà sta al telefono. Tutti i dati e poi... Quando papà sta parlando con una persona, devi aspettare, silenzio. E poi riprendi, hai capito? Sì. Sì? Sì? No. Ridendo sì, però. Questa è la mia. Chiara assiste alla situazione con un'espressione dispiaciuta. Sì, però non mi pare. Grazie. Adesso puoi gridare. Piano, mica gridare forte, però. Tutti qua, come al solito? La disposizione per la notte in casa Trinchese è quella di una grande camerata in letto unico. Per necessità anche di riposo dopo i turni difficili del suo lavoro, papà è costretto ad andare a dormire nel soppalco. Prosegue la mia osservazione. Giovanni esce per andare al lavoro e Chiara, rimasta sola, addormenta Francesco Pio dandogli il seno. Quando è arrivato il momento di metterlo nel lettino, il bambino si sveglia. Chiara quindi allestisce uno spazio sicuro al centro del lettone. Il bambino dovrebbe essere abituato ad addormentarsi da solo nel suo lettino. Antonio? Anto! E vieni? Andiamo in cucina, Antonio. Si va soppalco. Antonio, che giustamente si sente il più grande, ha già bisogno di momenti di privacy. Che stai a farla? Prendi le cose e vieni giù. È un'esigenza che mamma Chiara dovrebbe rispettare. Intorno al tavolo della cucina devo rilevare parecchi errori di mamma Chiara. Dovete mi fa un'altra pure. Fai un altro disegno, no? Interviene nei compiti di Antonio, che è perfettamente in grado di fare da solo. 19. Questo è giocare, secondo te? Qua è troppo basso. Ma questo come lo fai ad attaccare qui? Devi toglierci un pezzo. Interviene nelle costruzioni semplici di Andrea, che invece dovrebbe sviluppare la propria creatività. Ecco, ho risolto il problema. No. Agganciano qui. Dove è quello? Impedisce a Francesco Pio di toccare quello che ha davanti, che è per lui a quell'età una grande esperienza. No, per terra non si va. Chiara ha bisogno di sentire che i figli hanno bisogno di lei. Ha paura della loro emancipazione, perché in quel modo perderebbe il suo senso di funzionalità agli occhi dei figli. Appena la mamma si allontana occupandosi della pappa di Francesco Pio, i due maggiori giocano sicuramente in modo più sereno e creativo. Ma l'idillio dura ben poco. Questo è mio però. E io mi ero Andrea, che gli hai fatto? Che gli hai fatto? La forza! No! Mossa dei pari, basta! Cominciate a mettere a posto tutto, forza! Andrea? Chiara si è comportata in modo inadeguato.
Quello che mi preoccupa di Antonio in questo caso è la sua passività di fronte all'accudimento che Andrea riceve da parte della mamma. È evidente che Antonio è abituato ad accettare questa situazione di perdente. Vero che non succede? Giovanni rientra dal lavoro ed ecco che squilla il telefono. Sì, tra poco arriviamo. Alessandro, sto aspettando. Mi raccomando, Anto, sei a casa tua. Voglio? Alessandro, Antonio? Ma non ti preoccupare, non li perdiamo di vista. Questi qua sono pericolosi. Sì, sì. Adesso sta facendo il bucato, va. Ecco, abbiamo preparato tutto per la cena di questa sera. Far stare Francesco Pio tranquillo, Chiara lo allatta anche in casa degli amici. Antonio, fai giocare il bimbi, Antonio. 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 Anche di fronte agli amici grandi e piccoli, Antonio continua a subire una costante umiliazione. Dove vai, Antonio? Ciao. Alla fine della visita ho contato 37 rimproveri ad Antonio e solo 3 ad Andrea. Antonio, dobbiamo andare. Finalmente vedo i bambini giocare all'aperto, cosa che con Chiara non era mai avvenuta. Antonio ed Andrea si godono finalmente felici la loro mezz'ora d'aria. No, Anto, se tu fai così io la tolgo e si finisce il gioco. Devi aspettare, Anto. 1, 2, 3. Perché lui non è così? Anche in questo caso il papà privilegia Andrea. Dopo 2 giorni di osservazione ho notato parecchi errori commessi dai genitori ed è arrivato il momento di parlare con loro. Benissimo, la prima cosa la dico a Chiara. È evidentissimo che tu hai bisogno di avere sempre sotto controllo i bambini. No, per terra non si va. Loro mi vogliono vicini, cioè a prescindere... Per comodo. Per comodo. Perché tu fai tutto quello che dovrebbero fare loro. Questi bambini non sono autonomi rispetto alla loro età. Partiamo dal piccolino. Il bambino dovrebbe essere autonomo a dormire, a giocare, a muoversi. Stare da solo senza la mamma. Non senza la mamma, fisicamente da solo. A un anno potrebbe mangiare da solo. Lui è un bimbo che non ha tanto appetito. Ma tu non glielo fai venire così, perché tu lo distrai dall'appetito. Tu lo fai giocare. Poi naturalmente c'è il fatto del seno, perché lui sa benissimo che finito di mangiare, tu per farlo dormire lo attacchi al seno, ma perché deve fare la fatica di mangiare? La mamma che tiene attaccato il bambino a sé, perché è un neonato, fino a un certo punto è logico che sia così. Poi dobbiamo lasciarlo andare. Questi bambini sono molto intelligenti e molto vivaci, avranno senz'altro delle... emozioni che devono uscire, delle preferenze, delle cose che vorrebbero fare. Per esempio, non so, Antonio, cosa vorrebbe fare? Parlava del fatto dei Boy Scout, questa idea della tenda. Bellissimo, questa è una cosa che va realizzata. Anche questo può essere un segno, un desiderio di essere autonomi da quello che gli gira intorno. Anto! Andiamo in cucina, Antonio. Si passo al palco.
Adesso arriviamo a Giovanni. Allora, la cosa più evidente che tu fai è una continua critica ad Antonio. Devi aspettare, Anto. Antonio. Antonio. Antonio! Io ho contato nella visita alle due bimbe di Alessandra 37 richiami ad Antonio e due soli ad Andrea. Cioè tutto quello che fa lui è quasi sempre sbagliato. L'unica volta che ho visto che tu, Chiara, hai privilegiato Andrea è stato quando Andrea ha morso Antonio. Forzo! No! Mossa dei pari, basta! Qui. Oh, no, non ci piace. E ho sbagliato. Sicuramente, mi sono resa conto dopo. Proprio la sua faccia era notevolmente dispiaciuta. Sì. Tu invece, Giovanni, abbondi in autoritarismo. Sì, no. Ridendo sì però. Ma non sei autorevole. E le coccole che ti ho visto fare sono un contenimento più che una coccola. La prossima volta mamma ti compro qualcosa, va bene? Brava, non piacciono i tuoi piccoli. È quasi una larvata forma di violenza per far fare al bambino quello che vuoi tu. Ma quello non è autorevolezza ed è una finta coccola che oltretutto inganna il bambino, perché il bambino si sente coccolato per una cosa che invece non dovrebbe fare. E poi c'è la messa a letto. Sì, c'è un po' di marasma, okay. Di caos. Perché non possono vedere il papà che se ne va a dormire da un'altra parte, assurdo. Quindi tu, Giovanni, soprattutto hai bisogno di riprendere l'autorevolezza del buon padre di famiglia. E come si raggiungono questi obiettivi lo vedremo da domani con delle nuove regole che io vi aiuterò senz'altro a mettere in pratica. Grazie. Grazie. Sono qua apposta. Vabbè. Io sono prevenuto rispetto ad Antonio. E sbaglio facendo questa differenziazione tra Antonio e Andrea. E sta cosa me ne accorgo io in prima persona, però me ne accorgo anche perché me lo dice Chiara. E il fatto che la Tata mi ha detto che non riesco a scarmi da Francesco e che addirittura dovrebbe già mangiare da solo, quasi saper camminare, mi fa pensare che ho sbagliato molte cose. È arrivato il momento di dare nuove regole a questa famiglia. Adesso c'è un momento molto importante. Ti piacciono le regole? Sì. Anna? La prima regola, guardate bene cosa c'è scritto, Antonio. Sono capace da soli. Siete capaci di vestirvi, svestirvi, mettere il pigiama. È per questo che l'abbiamo fatto così. Perché le giovani marmotte fanno tutte queste cose da soli. Poi c'è un'altra regola, Uso bene mani e piedi. Perché con le mani si possono fare delle cose belle e delle cose mica tanto belle. Non si picchia, bravissimo. Ma io ho visto a volte la mamma e il papà che usano bene le mani e i piedi anche per un'altra cosa. Per esempio, quando vi fanno una carezza. È bello, prova Andrea a fare una carezza alla mamma. Per esempio, Francesco può usare i suoi piedi per camminare. E però non sa camminare. Ma impara, perché poi queste mani e questi piedi sono legati a quest'altra regola. Coccolo. Io mi sono accorta che tutti chiedono un'infinità di cose alla mamma, ma non la coccolano molto. Cioè la mamma va coccolata. E poi c'è l'ultima regola. Cosa c'è scritto, Antonio? Dormire nel mio letto. Dormo nel mio letto. Quando Andrea dorme nel letto suo, io dormo nel letto mio, babbo ce ne va là a dormire. E invece papà deve dormire nel suo letto a coccolare la mamma, ragazzi. Allora, adesso noi andremo a attaccare queste regole. Bravi! Sono capace da solo non vale solo per i bambini, ma vale anche, soprattutto, anche per me. Lo sai? Sì. 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 Sì.
usare bene piedi e mani. E questo è trasversale sempre nei miei confronti. Nel senso, lascia che Francesco Pio vada da solo, cammini da solo. Non lo so se è più diretta a Chiara o più diretta a me, forse è più diretta a me. Sono più io rispetto a lei che uso non solo il rimprovero, ma a volte uso anche le mani, i piedi di solito no, però. Allora bambini, siccome bisogna usare bene le mani e i piedi, io direi che adesso aiutate la mamma parecchio. Lui adesso lo fa come il gioco che voi gli avete sempre lasciato fare. Per lui questo momento non è mangiare, perché voi gli mettevate le bricioline di pane per giocare. Tutto per giocare, non per mangiare, quindi lui non ha questo istinto. Adesso ci vorrà qualche tempo prima che lui possa immediatamente mangiare, capito? Vedere Francesco che piangeva in quel modo, cioè, mi faceva male, mi straziava. Quando si calma un attimo, prova a girarti di qua e mangiare tu. È stata una violenza nei miei confronti non prenderlo. Però capivo che quella cosa, se lo diceva la tata, andava fatta. Anche se io la tata l'avrei ammazzata in quel momento. Il rapporto che lui ha con voi è un rapporto, io piango, qualcuno mi prende in braccio. Lui adesso sta modificando tutte queste cose. Lui non collega il cibo con la bocca, hai capito? Proprio non è abituato, perché per lui il cibo è solo il seno. È una bella sfida questa. Deve capirlo che quel benedetto cucchiaino se lo deve mettere in bocca e deve mangiare, perché c'è poco da fare. Francesco Pio non è ancora libero di esplorare il territorio. Decido di intervenire. Adesso, per piacere, mettilo giù. Non devi tenerlo in braccio. Aspetta, aspetta. Mettiamo Francesco qua, che gioca a terra, e io gioco con voi. Su, Francesco. Perfetto. Con questo qua, che vuoi? Cerca di questo. Pure l'ha montato, guarda. Ecco qua, così. Fallo fare alla. Vedi che lui si muove adesso da solo, comincia ad andare a prendere le cose, ritorna al suo posto, si risiede. Vedi come sviluppa le sue abilità. Bravo! Questo? Nel momento in cui l'ho messa a terra, girava, si rigirava, cioè era proprio padrone del suo mondo. Spero che con il passare dei giorni, di non farmi tanti problemi, di non farmi prendere da quest'ansia che non ha motivo di esistere, nei momenti in cui si allontana da me, ecco. E però Andrea non volevo giocare io! Si gioca uno per volta. E io! Ma dai, fammi sedere. Ce l'hai un timer? Allora devi usare quello, gli dici 5 minuti per uno e quando suona l'altro. E prima io! No, prima io, si tira col dado. Tira prima tu. Andrea è uscito 3. Tu tira tu e vediamo cosa esce. 6. Allora, prima va Antonio, 5 minuti li metto io. Quando suona, scende subito Antonio e vai tu 5 minuti. A te è uscito 3, a me è uscito 6. Quando Antonio vince il primo turno sull'altalena, Andrea, abituato a vincere tutto, comincia un interminabile capriccio. Ho fatto. Mamma si prepara un bel frullatore. No, no! Ma la pasta è finita, l'abbiamo mangiata a mezzogiorno. Frutolino, lo vuoi? No! Addirittura va in cucina chiedendo a gran voce alla mamma di mangiare la pasta alle 5 del pomeriggio. La pasta! E la pasta non c'è, Andrea! La marmellata di babbo la vuoi? No! Andrea, insomma! Ignoralo. L'altra volta ti ricordo che ti facevo fare il pancino tanto tempo. Chiara, non dargli troppe spiegazioni. Questo è solo un capriccio, quindi lo sposti da te e anche se lui viene lo risposti fino a quando lui si convince che non ottiene niente. Vai via, farà un'altra cosa. Andrea, basta,
Cioè, è chiaro che lui reagisce così perché oltretutto nell'ambito familiare è abituato ad avere la priorità. No, è vero. Quindi lui deve a poco imparare invece che le regole valgono per tutti. Forse se in quell'occasione non ci fosse stata la data, sinceramente gliel'avrei data la pasta, cioè l'avrei cucinata in 5 secondi. Chiara sta diventando, sta cambiando, sta acquistando autorità, sta diventando un'altra. Nessuno può fermarlo perché lui è bello, ole! È arrivato il momento di andare a letto e ci sono regole nuove da rispettare. Mentre Chiara si occupa di Francesco Pio, Giovanni ha le prese con i bambini più grandi. E noi andiamo di là a dormire. Dove là? Di là, nella stanzetta tua. Ma io ero mio padre, no? La regola qual era? La regola qual era? No. Dormo nel mio letto, questo è mio. Questo è mio? Questo è mio. Questo è mio. A 6 anni. Ma non è di sé. Cominciamo a andare. Giovanni è stato molto bravo perché ha mantenuto un atteggiamento calmo e positivo. L'ho attaccato un po' al seme e poi è arrivato Giovanni e l'ho preso lui. Allora adesso il prossimo step è che dovete mettere lui nel lettino per evitare che lui si Il fatto di avvolgere il bambino nella mia maglia, abbracciato alla mia maglia, è come se io fossi stata con lui vicino alla fine. Ce la mettiamo addosso per 5-6 giorni, non ce la togliamo e poi ce la diamo a lui, se non è proprio questo il problema. Francesco Pio continua la sua avventura nell'esplorazione della casa. Prima volevo forse stupidamente che lui in un certo senso rimanesse un po' piccolo per godermelo un po' di più, un bel distacco insomma. Quando Giovanni rientra dal lavoro, devo di nuovo constatare che le attenzioni verso i figli sono diverse. Guardate che ti ho portato. Guarda, ti piacciono a me questi qua. Cosa stai facendo? Andrea? Cosa fa? E che cos'è quello? Questa è la polizia. La cascia, la gabbia. Questa è la polizia. La gabbia del leone. Questa è la polizia. Come sempre ti sei rivolto quasi esclusivamente ad Andrea, quindi stai molto attento a questa cosa. Hai ragione. Mi raccomando. Allora? Oh, come andate a scuola? Bene. Hai preso 8? Sì. Tu? Ma quando mai? Da grande Antonio fa il dottore, vero? Sì. Fai il dottore come babbo. E tu che fai, Andrea? Il dottore. Pure tu? Per condicio sempre hai ragione, tutti e due. Dopo qualche minuto mi accorgo che Antonio e Giovanni riescono veramente a divertirsi insieme. Ah, perciò ti sei rotto solamente il ditino, le zampette. E tu che ti sei rotto, Antonio? Niente. Peccato. Scherzavo. Giovanni sta facendo dei grossi progressi per quanto riguarda la sua relazione con Antonio, ma voglio che sperimenti un modo unico e speciale di stare insieme. Per questo ho deciso di metterlo alla prova. Siamo qui io e te perché devo dirti una cosa importante. Abbiamo visto che soprattutto tu sei particolarmente incline a metterti in antagonismo con tuo figlio Antonio. Per questo io ho deciso di metterti alla prova.
dovrai con lui fare una piccola avventura e vedere quanto riesci a tirar fuori da lui, rendendoti anche tu felice di stare insieme a lui, che è la cosa più importante. Va bene. E cosa, di cosa si tratta? Si tratta di una cosa molto divertente. Andrete a fare un po' di campeggio. Solo io e lui? Solo tu e lui. Io non sarò lì con voi, però vi osserverò tutto il tempo. E se proprio dovesse succedere una cosa tragica, interverrò. Abbiamo un sole splendido, per cui è giorno adatto. Va benissimo. Benissimo. Siamo solo io e te. Io, te e le castagne. Vai. Oh, su. Eccoci qua. Scusi. E dobbiamo fare sta cosa qua, Andrei? Vai a prima, un po'. Guarda, guarda. Scusi, bravo, andate tu. No! Ma non mangia nemmeno voi. Anzi, noi siamo solo di qua. Ecco qua. Ci mettiamo una castagna dentro. Così, l'anno prossimo torniamo. Stagna ci mangiamo. Però se viene qualcuno la prende. E noi sai che facciamo? Ci mettiamo in cespuglio sopra, così che non la vedono. No, io se te. Sposta la sete, ce la fai a prenderla? Dai! La data che ha detto, che le cose le devi prendere da solo quando le vuoi prendere. È forza, su! Ma ti sei qua solo? Si vedi qua solo. Ok, adesso metti la castaglietta e ricopriamo, su. Bravo! Ciao Anto! Come scendi? Lanciati! Visto che siamo andati nel bosco della serie Il lupo perde il pelo ma non il vizio, tu non hai perso il vizio di chiamare Antonio Andrea. Però io ho visto che tanti altri piccoli particolari sono andati molto bene. Sei riuscito a dominare il tuo saper fare, la tua parte autoritaria, lasciando spazio al bambino. Hai sviscerato tutta la tua creatività proponendogli delle cose molto carine, tipo quella di segnare il territorio proprio come fanno i lupi nel bosco. Ho visto anche che avete avuto dei momenti di affettività molto naturale e spontanea, che sicuramente per il bambino sono molto importanti. Ho provato delle bellissime sensazioni ed è stato molto bello. Mi sono sentito realizzato come papà, perché certo. Il figlio che ti abbraccia e ti dà un bacio è bello. Del resto la faccia di Antonio era assolutamente raggiante, quindi io non posso che darti un bel 9, sicuramente. Ma io sono in vita mia, quindi accetto e metto da parte. Prosegue il nostro lavoro per far capire a Francesco Pio che può essere parte attiva nel mangiare. E anche Giovanni si impegna molto in questo senso. Assaggialo con sta lingua! Madonna santissima, tutti quanti nella crema si tufferebbe. Andiamo su. Marsh. No. Marsh. Arrivato il momento di fare i compiti, sono di nuovo tutti in cucina sotto lo sguardo apprensivo di mamma Chiara. Ripeti la parolina e vedi se ce ne vanno due. 16. Chiara, casomai se lui vuole andare di là a fare un'altra cosa, lascialo andare. E vai a giocare di là vicino alla TV. Ah, dai, fammi vedere. Che tu vai veloce con rigore, veloce, veloce. Fammi vedere. D'acqua, abaco. Tutto sembra perfetto, solo Francesco Pio è ancora tra le braccia della mamma. Perché non lo lasci giù? Guarda chi c'è qua, il tuo amico cagnolino, che è spento adesso.
Quando lui è lì, tranquillo, prova a allontanarti, fare altre cose. Con Andrea che gioca nell'altra stanza, Antonio che sta facendo i compiti e Francesco Pio ad esplorare il territorio, mamma Chiara è finalmente libera di procedere alle sue normali attività. Le faccende le facevo con lui addosso e quindi non riuscivo a fare niente. Facevo tutte le cose con fretta, con ansia, perché mo adesso Francesco parte e quindi lo devo prendere in braccio, non posso fare niente. Questa è una coccola perfetta perché lui ha giocato da solo, è venuto a farti vedere, tu ti sei complimentata, una coccola perfetta. Sono molto contenta di come stanno andando le cose in questa famiglia e oggi Giovanni e Chiara hanno deciso di organizzare un'uscita tutti insieme. La visita all'acquario è stata un'esperienza davvero felice. Francesco Pio ha potuto persino mettere le sue piccole mani nell'acqua come i fratelli. È stata una settimana molto laboriosa, ma soprattutto una settimana di grandi successi per i piccoli e per i grandi, della quale sono veramente anch'io molto soddisfatta. 7 giorni sono passati, il mio lavoro qui è terminato, è arrivato il momento di salutarci. Io vi devo salutare, vi lascio però una lettera che leggerete quando sarò andata via. Grazie. Carissimi Chiara, Giovanni, Antonio, Andrea e Francesco Pio, sì, la settimana con voi è finita. Ho dovuto suggerirvi, non senza una certa fermezza, di passare ad Antonio, Andrea e persino a Francesco Pio gli strumenti per far bene da soli e come ogni percorso di cura, anche questo ha avuto e ha tuttora i suoi momenti critici. Ma grazie al vostro amore e al vostro impegno siete tutti sulla via della guarigione. Bravi, un caro abbraccio alla tata Lucia. Grazie. Grazie. Cari genitori, educate i vostri bimbi a seguire delle regole che devono essere poche ma chiare e adeguate all'età del vostro bimbo, ma soprattutto condividetele sempre con loro. Se avete deciso di leggere una fiaba al vostro bambino, ricordate di averlo sempre davanti a voi in modo che vi possa osservare e ricordate anche di accarezzarlo in modo che lui possa sentire il vostro affetto. Se potete, ignorate il bambino che si comporta male e dategli attenzione nel momento stesso in cui si comporta bene. Il bambino imparerà a cercare la vostra attenzione con azioni corrette.